Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale. Siamo di nuovo qui con un'altra reaction in Vittoria Pilsen Inter, ragazzi. Seconda partita del girone. Per forza dobbiamo vincere, ragazzi. Cioè, non è che bisogna stare qua a fare discorsi e robe varie. Inzaghi ha fatto un po' di rotazioni, gioca a Cervi, non gioca Lautaro, però in sostanza dobbiamo portare a casa i primi tre punti di questo girone, anche perché con Vittoria Pilsen diciamo che è l'unica squadra che abbiamo abbordabile in questo girone. Siamo partiti male, rialziamoci subito, rialziamo la testa, anche perché Barcellona e Bayern magari una delle due perde punti sicuramente stasera, quindi noi facciamo il nostro, poi staremo a guardare gli altri. Forza ragazzi, mi raccomando, mi raccomando. Iniziate, dai ragazzi, cazzo, per favore, non fatemi soffrire come col Torino, che veramente... Partitaccio. Cazzo, dai, una bella intro voglio vedere oggi. In Europa League. Quando? 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 Bravo Edin, io pensavo fosse Gosens, quindi che cazzo ci fa di Gosens? Quando vede Vittoria Pilsen si trasforma perché gli segna ogni volta e quindi anche questa volta bello sto gol, puntiamo dove la piazzata. Andiamo, primo tiro, primo gol, bene così. Manda qua, manda! Correa potrebbe servire il gioco di un vantaggio. Vai, manda. Tira. Ma dai, ma non ci credo. Come fa a un contropiede del genere a non portare, non concretizzarlo? Figa, erano 4 contro 1. Qua, Correa. 3 ore girarsi, cazzo. Perché non l'hanno salvato. Appunto. Figa. Fino al primo tempo, mamma ragazzi, tolto il gol e l'occasione di giocare 2 minuti fa con Dzeko e Mkhitaryan. Che partita noiosa, ma speriamo siano un po' di più nel secondo tempo. Raga, che cazzo, qua ci stiamo addormentando noi, Minchia, un po' più di animo, un po' più di azione, qualcosa, madonna. Se no, niente qua. Sonnifero sto partito. Parte il bicicolo e porta 6 a saltare. Parte Bastoni. Oh, vai! Ma fatto il riflesso Staniek. Scusa, ma il secondo tiro. Colpo di testa ha fatto una parata assurda, ma il secondo tiro. Skriniar, che cazzo ha fatto? Questa volta invece si è messo in proprio perché questa deviazione di testa. Quello con la gamba, figa. Molto reattivo nell'andare. Porca troia, che parata che ha fatto questo. Bello! No! Ma dai, 3 ore prima quasi di stampare. Non deve arrivare lì. Sicuro questo risultato è alto. Vai, che figa. Questo è rosso. Secondo me il VAR sta valutando l'ipotesi del rosso. Evidentemente brutto, gratuito, volontario, nessuna possibilità di prendere il pallone. Figa, non è stato rosso. No. Porco di cazzo. Infatti è andato a vedere l'arbitro. Non è giallo, ma è rosso. Ma è giusto. Questo è un fallo da rosso. Giusto. Fischia, ma ha ragione l'arbitro, questo è un fallo da rosso. Van Cross cercando Corì. Palla limite, Sicola. Non ci credo, figa, 11 contro 10 con Vittoria Pilsen e rischiamo, puttana Eva, oh. Cerca di mantenere il controllo. Tutto pronto, c'è un attacco di Barella Correa. Per il segreto di Dzeko,
una cosa buona. Via. Dai, dai Denzel. E questo è gol per forza. Sì, sì, sì! Sì! Sì, Denzel. Ho fatto una cosa buona, Correa, ha fatto quella sponda lì. Poi bravo Dzeko. Aveva a sinistra Correa, ha visto quella cosa. Dai, no, perché veramente, cioè, rischiare con questi qua che sono in 10 è veramente assurdo. Puntuale, anche in 11. Ma ovviamente sbaglia pure il passaggio. È efficace anche nella confusione, nonostante. Game over alla Dusan Arena. L'Inter. Ah, vabbè. Erano importanti 3 punti, ragazzi. Anche oggi bella noiosa, secondo me, però l'importante era vincerlo oggi, no? Va bene così. Bravi ragazzi, testa domenica con l'Udinese.